Andrea Sana, terzino sinistro del Bra. Andrea, io con te vorrei partire subito dal derby di domenica scorsa con la Prodornero, un derby, possiamo dirlo, stravinto dal Bra con il risultato di 4-1, anche se la partita si era incanalata con 1-0-1 perché Sala aveva trovato il gol del vantaggio, però poi una grande rimonta vostra e insomma 3 punti importantissimi, tra l'altro. Nel momentaneo 2-1 l'assist per Bombergigli è stato un tuo cross dalla sinistra. Andrea, che partita è stata? Bah, diciamo che era importante vincere non solo perché era un derby, ma perché era per continuare la nostra striscia vincente e allungare maggiormente in classifica. Come hai detto tu, siamo partiti male i primi 10 minuti, è come se non fossimo scesi in campo. Infatti abbiamo meritatamente preso il primo gol e siamo andati in svantaggio. Però non ci siamo divisi e tutti insieme abbiamo cominciato a giocare a calcio e come sappiamo fare abbiamo trovato subito il pareggio e dopo il vantaggio del 2-1 e del 3-1. Il cross su Giglio, sono contento di fare il mio assist, ma l'importante era vincere, quindi va bene così. Andrea, questa per te è la tua prima stagione con i colori giallorossi, una stagione dove comunque Mister Daidola ti sta dando tanta fiducia perché parti spesso titolare sulla corsia a sinistra. Come ti stai trovando? Adesso si volge verso la fine del girone di andata, insomma le ultime partite decisive in questo mese di dicembre, però qual è la tua confidenza con questa città, con questi colori e come ti stai trovando? Ma io mi sono trovato da subito bene qua a Bra, sia la società che compagni e tutto. Sono contento di trovare spazio quasi sempre titolare e sono contento che il mister mi vede bene e tutto. Però l'importante alla fine è fare bene sia per me stesso che per la squadra. Andrea, volgiamo lo sguardo al prossimo impegno. Domenica alle 15 al Comunale di Sanremo, il Bra sarà impegnato in una trasferta veramente difficile perché contro la Sanremese che è co-capolista insieme al Lecco. Che partita ti aspetti? Loro sicuramente agguerriti vorranno continuare la lunga striscia positiva, ma il Bra secondo te che partita è in grado di fare? Bah, sicuramente sarà una delle trasferte più difficili di questo girone d'andata. Sanremo è primo, come hai detto tu, è un momento molto di forma, ma come lo siamo anche noi. Noi non abbiamo paura di nessuno sicuramente, andremo lì, faremo la nostra partita e poi vedremo come va a finire. Noi siamo sicuri di poter far bene e strappare dei punti importanti anche in casa del Sanremo, che comunque, come hai detto tu, è una delle squadre più in forma del campionato. Per chiudere ti faccio una domanda che ho già fatto anche agli altri tuoi compagni, vedendo anche comunque il livello della squadra e il livello di affiatamento che c'è con i tuoi compagni di squadra, perché comunque sono già state giocate molte partite, secondo te il Bra ha nelle corde la possibilità di stare fino a fine campionato in zona playoff? È una squadra per i playoff, secondo te il Ma Bra? noi domenica dopo domenica facciamo sempre modo di fare più punti possibili e restare sempre lì in alto. Adesso il campionato è ancora lungo, però se facciamo punti in queste ultime partite sicuramente mettiamo un tassello importante per poi arrivare anche in alto a fine del campionato e puntare ai playoff, che non è impossibile come cosa.